Presidente, naturalmente il voto è favorevole, è un maxi emendamento che è stato. Consigliera, ordine del giorno numero 1. Scusi Presidente, l'ordine del giorno prevede proprio quello che c'è stato già copiato e incollato, posso azzardare a dire, dall'opposizione nell'ordine del giorno che ho letto poco fa. È un ordine del giorno che prende un impegno politico di prevedere un allargamento della disponibilità di bilancio al fine di garantire quanto più possibile le richieste che arriveranno il momento in cui saranno aperte le liste. Ripeto, liste che non vengono aperte da 14 anni. Abbiamo una previsione dei numeri che ci aspettiamo, ma naturalmente finché non è chiuso tutto l'iter non possiamo avere un numero ben definito, e quindi al termine di questo procedimento prevederemo sicuramente un adeguamento delle cifre di bilancio destinate al servizio. Abbiamo già, ripeto, aumentato il budget disponibile di 1,5 milioni, quindi abbiamo previsto nei prossimi 2 anni 10 milioni di euro. Abbiamo già preso un impegno con la Giunta di allargare il budget disponibile, più tardi interverrà l'assessore per chiarire questo impegno. Naturalmente il voto è favorevole.